Signore e signori, un benvenuto a tutti in questa nuova puntata dove teoricamente dovremmo fare cose. Allora, innanzitutto, come prima cosa, dobbiamo iniziare a fare la cucina. Perché prima devo fare la cucina, sennò poi non posso accettare sovvenzioni, lì i detenuti, i ballevari, hanno fame, rompono le palle. Allora, ricapitolando. L'officina la allargherei fino a qua, così come la lavanderia. Il negozio e la cappella li lascerei vuoti, qua ci mettiamo qualcosa. Non so, adesso vediamo cosa metterci. Comunque, questa qui è zona libera di costruzione. Mettiamo così. No, voglio che si veda. Qua ci va qualcosa. L'aula la lascerei uguale. Cioè la lascerei vuota perché di aula ce n'è soltanto una. La sala comune la allargherei, quindi qua ci va qualcosa. La doccia, nella fare la doccia ci andranno solo questi perché ho intenzione di mettere la doccia qua dentro, quindi voi siete a posto così, avete uno spazio libero. Il cortile si raddoppia e qua abbiamo uno spazio vuoto. Allora, il problema che sorge è questo: riusciranno i nostri eroi a far stare tutte le persone o ci saranno dei problemi non nella sala. Ah, cazzo, la sala visite anche. Devo anche guardare quella. Adesso poi vediamo. Ma io comunque devo avere la cucina e la mensa, no? Allora, ogni tavolo ospita 8 detenuti, no? Quindi noi prendiamo i gruppi di celle, tipo questi qua, ne contiamo 4, 1, 2, 3 e 4. E qua abbiamo 4 sotto, ignorate queste qua sopra, abbiamo 4 qua sotto, 4 qua sopra e sono 8, è già un tavolo. Poi, andando in qua, 1, 2, 3, 4, abbiamo già due tavoli, due tavolate. Poi, queste qui sono 1, 2, 3, 4, più altri 4, siamo a 3 tavoli. Qui siamo 1, 2, 3, 4, siamo a 4 tavoli. Poi qua sono 1, 2, 3 e 4, con questo di qua siamo a 5 tavoli. 1, 2, 3, 4 e siamo a 6 tavoli. E 1, 2, 3, 4 e siamo a 8, 7 tavoli. Mi sono perso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No, mi sto perdendo, aspettate. Allora, un tavolo arriva qua. Poi, qua c'è il secondo tavolo. Qui c'è il terzo. Poi, qui c'è il quarto. Qui c'è il quinto. Qui c'è il sesto. E qui c'è il sesto. Ok, sono 7 tavoli. Allora, la parte più grossa è questa. Quindi la mensa proverei a metterla qua. Vediamo un po' se ci stanno 7 tavoli. Allora, vediamo un po'. Allora, la mensa sul tavolo è da 1, 2, 3, 4, perfetto. Allora, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bella merda. Anche se faccio 6 di qua non va bene, perché non mi bastano i posti. Ecco, sì, è un po' un casino questo adesso. A meno che non facciamo così. Facciamo questo, facciamo questo, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok. Quindi 7 tavoli. Devo metterci almeno. Allora, tavolo per servire è da 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi facciamo così. Allora facciamo così da 5.
Poi ci spostiamo qua alla faccenda 5. Non è simmetrico, mannaggia il cazzo. Facenda 5 e qua la facenda 5. Adesso è simmetrico. Sono 3 tavoli per servire, però 7 tavoli. Per 7 tavolate, però adesso la cucina devo farla molto più grossa, perché se qui ho messo 4 fornelli, gestiscono a malapena un coso da 4. 4 fornelli ho messo, sì, uno, sì, 4 fornelli come macchina, però ce ne sono 2 per macchina. Quindi sarebbero 1 per ogni scomparto da coso, no? Quindi qua ce ne sono 4, 8, 12 e quindi devo mettere 12 anche lì. Quindi vediamo un po' come metterli. Allora, vediamo un po'. Ci serve sicuramente. Allora, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non si può fare così. Dobbiamo fare da 4, quindi sono 1, 2, 3, 4 fuochi. Qua siamo a quota 8 fuochi. Qua siamo a 12 fuochi, quindi 4, 8, 12. Teoricamente siamo giusti, però per essere sicuri facciamo. Allora, questi qua sono i frigo. Se scrivesse, grazie. Ok. Abbiamo messo anche i frigo doppi, così. Però stavo pensando, se io li giro nell'altro verso, quanti ce ne stanno? Allora, supponiamo che io li giri nell'altro verso, quindi li ho fatti così, li facciamo a righe, tipo. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Poi, qua ci metto i 12 frigo, ah no, i 12 frigo però devono avere lo spazio, perché devono avere lo spazio, eh? Il fornello deve avere lo spazio. E no, devo per forza, a meno che non faccio così, poi faccio così, poi faccio così, quindi sarebbero 4, 8, 12. Poi fai così e ne hai 4, 8 e 12. Sì, ok, abbiamo guadagnato 2 fuochi e 2 cose in più, perfetto. Quindi abbiamo detto, questi qua sono fuochi, fuochi e fuochi sono 4, 8, 12, 12, 13, 14, ok, perfetto. Poi da qualche parte ci mettiamo l'entrata della cosa. L'entrata di servizio, che la mettiamo qua laterale, che ci sta. Poi perfetto. E poi qua ci dobbiamo mettere anche i cosi per lavare i piatti, perché qua ne ho messi 2 per 4 per 3 tavoli nella mensa, quindi 1 uno 2, e quindi qua ce ne devo mettere almeno 4 5, 1 2 3 4. Aspetta che non sono simmetrico. 4. Fa schifo così. Però facciamo così, guarda. Intanto sono blocchi da 3, no? 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi parto da qua. Ok. Gliene metto 4. E poi se ne mancano gli aggiungo qui in mezzo e vaffanculo. Poi adesso abbiamo la doccia, che abbiamo detto che non mi ricordo più se la facciamo doppia. No, la doccia non la facciamo doppia. Quindi la cucina è di qua. La sala da mangiare è di qua. Qui potremmo fare un'altra sala comune. E poi non mi ricordo più che cazzo devo fare. Comunque, allora, andiamo avanti, sennò qua non finiamo più. Allora, modalità di costruzione cemento. Allora, cosa facciamo per primo? Allora, come prima cosa facciamo il corridoio, che lo facciamo fino a qua, direi, no? Lo facciamo fino a qua.
Dovrebbe essere giusto, no? Sì. Poi facciamo questo qui che è. Aspetta, che adesso ti frego. Ah no, aspetta, devo stare all'occhio perché adesso se io costruisco sui muri, i muri cadono e poi c'è l'evasione. No, quindi devo fare a pezzi così. Poi devo fare questo. Devo fare questo. Devo fare il corridoietto. Ho sbagliato. Il corridoietto. La sala mensa, questo, tanto mettiamo play, questo qua, questo qui ricordiamoci che deve lasciare aperto, questa zona qui che non lo so ancora, questa riga qua sicuramente, il corridoio interno grosso, con anche questo muro qui magari. Poi facciamo già anche l'altro corridoio tutto lungo, tutto il corridoio laterale, il blocco di celle, l'altro corridoietto, l'altro blocco di celle, che dovrebbe essere giusto così, zona servizi, che vediamo cosa fare, e il blocco di celle e dovrebbe essere a posto. Adesso però bisogna fare una cosa, bisogna fare velocizzare un attimo perché sennò non ci asciughiamo più. Quanta bella roba che è arrivata. Bravi, bravi, costruite, costruite, bravi, bravi. Allora, però ha bisogno anche di un'entrata sta merda, quindi stanze. Allora, io potrei per me, no, oggetti, porta della prigione. Tanto questo qui porta in un'altra ala della prigione. Quindi direi che possiamo metterci anche questo. Sì, così dovrebbe essere a posto. Ci mettiamo quella. Poi questa qui che c'è qua è la porta dei servizi, cioè porta di servizio, ecco. Qui c'è la porta di servizio. Ok, il corridoio l'hanno fatto, perfetto. Quindi porta della prigione, sperando di aver fatto i conti giusti. Vedo attraverso i muri, grazie. Ok, questo dovrebbe essere a posto. Poi la giro, questa la metto qua e questa la metto qua. Così abbiamo una sicurezza in più. Ok, appena finito il cortile lo allargo, così siamo a posto. Ok, questo è fatto. Devo tirare su i muri interni ancora. Tra un po' dovrebbe chiudersi sto blocco qua, perché l'avevo fatto separato sto pezzo, mi ricordo. L'ho fatto 2 secondi fa, non mi sembra di essere ancora così rincoglionito. Se solo vi sbrigate. Allora, occhio qua, che adesso qua c'è sta zona qua aperta, non vorrei mai che facessero gli stronzi. Cosa sono? Siete agitati, cosa volete? Spiritualità, ma non so, poi vi considero poi dopo. E però qua devo mettere. Ok, quindi questo qui dovrebbe essere la porta de. No, questo qui dovrebbe essere, purtroppo deve essere una porta normale questa. Perché mette in comunicazione la parte. Eh sì. Quindi per forza devo aspettare che si chiuda questo. Non c'è altro verso che tenga. Però gli manca qualcosa perché non si chiude. Non capisco cosa gli manchi. Boh, io so che qua devo metterci la porta di servizio.
È la porta di servizio, porta della prigione. No, sto qui alla porta della prigione. Stavo pensando a cosa mi mancasse qui in mezzo che mi sfugge. Che poi dico dopo, cazzo, non ho messo quello. Vabbè, strumenti. Quasi quasi faccio un altro impianto elettrico. Quanto è sovraccarico questo? Neanche tanto, però. E qua sta ancora costruendo. Non mi chiude sto pezzo qua, porca puttana. Non capisco il perché. Oh, eccolo qua, scusate. Ok, adesso facciamo oggetti. Rimuovi oggetti. Perché adesso faccio schieramento. Ok, nessun accesso, perfetto. Ottimo, ottimo. Allora, quindi questo qua adesso facciamo oggetti. No. Rimuovi. Demolisci pareti. Rimuoviamo questo pezzettino qua. E come stanze mettiamo cortile. Tutta questa. Metterci anche questo qua che vai vai. Ok, dovrebbe essere a posto, perfetto. Poi dicevamo strumenti. Allora dobbiamo fare la corrente. Allora corrente facciamo centrale elettrica, la buttiamo qua, tanto è simmetrico. Come no. Centrale elettrica, ci mettiamo già come minimo 7 condensatori. Poi pompa idraulica dedicata solo a voi, quindi andrà tipo qua. No, dopo quanto l'ho messa distante? Solo di 2, ok, qua. Poi mi hanno detto di mettere il tubo grande per alimentare le cose. Cavo elettrico. Allora, qui facciamo, che facciamo? Andare in sul cavo. Lo facciamo passare in mezzo a tutto. E qua sono soldoni che se ne vanno. Qua sale. Qua lo facciamo scendere anche un pezzo. E qua torna indietro. Siamo già senza soldi praticamente. Ok. No, solo 1200 euro di cavo elettrico. Poi, per l'acqua. Allora, abbiamo questo qua che non mi ricordo, l'ho già messo, l'ho messo io, sì, l'ho messo io probabilmente. Per l'acqua ci serve l'acqua che passa qua e poi dunque. Ma sono già 18 minuti, scusate, mi stavo perdendo, scusate. E niente, finisco di fare l'impianto e poi ci vediamo nel prossimo episodio, allora. Per il momento vi abbandono che finisco di fare cose, anzi mi metto un attimo in pausa, se no mi perdo. E ci vediamo nel prossimo episodio. Scusatemi se mi sono perso. Alla prossima!